ragazzi, buongiorno! Benvenuti in Kiwi! E buongiorno ragazzi, bentornati nella mia caverna, nella mia Batcaverna. Benvenuti dopo questi video, dopo gli ultimi video che abbiamo passato a Romix, dove ho dato un po' di fastidio a qualche cosplayer, fatto qualche intervista un po' particolare, anche international, se avete visto le interviste passate, i video passati. Oggi torniamo con un video dove reagisco ai miei per te di TikTok e ripeto che, dato che sul mio TikTok sono il 90% tutti cosplayer, torneremo a parlare di cosplay, a vedere quali cosplayer TikTok mi suggerisce di guardare. Ok ragazzi, ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like, commentare, tutto il cos che insomma dico sempre. Va bene ragazzi, dai, iniziamo subito, iniziamo a vedere. Oh, apriamo il mio TikTok e vediamo che mi dice. Non l'ho capita, è un duetto ma non l'ho capito. Iniziamo benissimo. Al New York Comic Con. Ah, questo è del New York Comic Con. Mi puta l'America, a me arrivano i TikTok. Di solito sono tutti italiani, di solito. Vabbè, non capisco il senso, però va bene, va bene, va bene. Ciao bellezza, è tutto vero, da oggi... Bella, 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 brava, brava, mi piace, tutti questi cosi, sti cosplay. Beh, un giorno lo farò pure io, un giorno farò un video dove mostro tutti i cosplay che tengo, solo che ce ne ho quasi una trentina e vabbè. We're gonna say that I need attention because that's just not who I am. I'm a strong independent bitch, but I have gone 42 minutes without it and I just think it's kind of disrespectful. We're gonna say that I... Non ho capito una sola parola di quello che ha detto. Quindi teniamo premuto, non mi interessa. Basta, sennò YouTube mi blocca il video, non ci sarà la canzone che ci sarà su TikTok, ce ne sarà un'altra, se no mi blocca il video, quindi va bene. E quindi? Oggi TikTok mi sta deludendo, Devo essere sincero, raga, oggi me sta boba delude, di solito mi escono bella roba, oggi me sta un po' a delude. Minchia, bello, bello, ma mi piace, ma un bel tipetto. Esattamente, esattamente, brava, brava. È proprio quello che mi succede quando mi succede a me. È esattamente la mia stessa reazione. Vabbè. Mi sta toccando! Non ti sto toccando! Ah, mi stai toccando! Non ti sto toccando! Mi stai toccando! Tocco l'aria!
sta toccando, mi sta toccando. Ah, beh, questa è Marty Chan. Questa è fatta sempre cosplay di Attack of Titan. E brava di Sasha. Mi piace, beh, gli fa, è molto brava a farli, brava. Pubblicità, sta pubblicità, madonna. Are you okay? You can plap with me in the classroom, okay? Che poi io sti video nei sofà, raga, io ci ho provato un paio di volte a fa ste video così che cambiano le cose. Non gliela faccio proprio. Sarà forse perché vivo da solo, forse c'è bisogno di un'altra persona dietro che spinge il coso, non lo so, però non gliela faccio, raga. Quindi apprezzo molto questi qua che fanno sti video in sta maniera, perché io ne so fa per niente. Quindi like. Non ho capito, però mi piacciono sti cosplay di My Hero Academia, quindi like. Ma questo c'è il pitone, ciao! Ah, è finto il pitone. Penso fosse vero, raga, quindi like. Aspetta che lo rivedo. Non vivo in un anime, voglio il Giappone legalizza matrimoni con PG. Il Giappone legalizza matrimoni con PG anime. Secondo me è una cazzata. A me ma pare una strunza. Lo proprio da solo. Io dico sono vegetariani, tu dici grrr. Io dico ne possiamo parlare, tu dici grrr. Questo non è comunicare. Visto? Questa è la tua risposta a tutto. Anch'io l'ho fatto con questo audio e vabbè, mi piace. Stalista Alessia Pinto è brava, è una brava cosplayer. Aspetta, no, là. Lo proprio da solo. Is there are five stages of grief? Denial, anger, bargaining, depression. Well, I'd like to add one more. Revenge. Alison Tabitha, raga, non potete proprio di niente. Questo è proprio la queen dei cosplayer, raga. Non me ne vogliano le altre che sono brave, però raga, Alison Tabitha è proprio, secondo me, sta proprio al di una top 3. Raga, secondo me sta al primo posto. Al secondo posto c'è sta Jessica Nigri. Raga, mi piace, ragazzi, mi piace.
quindi ok. Piccola curiosità, io c'ho il cosplay, cioè io, a mia ragazza, c'ho il cosplay di quella col body arancione, che l'ho su TikTok, l'ho fatto anche io, quindi andate a vedere su TikTok, raga, i miei TikTok, perché so proprio fuori cosa. Vabbè. Oggi TikTok non mi sta dando tante cose buone, è giusto qualcuna che abbiamo visto, ma dai raga, gli ultimi due TikTok e poi famo finita. Non conosco sta cosa da Dracula Vampire. Non conosco, raga, non conosco, però mi piacciono le foto. Bravo al fotografo. Io dico bravo al fotografo a sto punto. L'ultimo, mettiamo like. No. L'ultimo. Vediamo su Nimao cosa ci propone, Lei che glielo metto sulla fiducia. Però volevo che si facesse diventare cosplayer. Invece no, fai cosa che si trucca soltanto. Ne faremo un altro? Dai raga, l'ultimo. Vediamo se l'ultimo TikTok sarà quello bello. Vediamo. E il like so merita tutto, ragazzi, so merita tutto. Brava, oh, abbiamo chiuso in bellezza questo video di TikTok con itsiro.cos. E bravo, guarda, ogni volta che vedi video suoi, raga, fa certi cosplay esagerati. Brava. Dai, ragazzi, abbiamo visto questi oggi, questi video di cosplay. E quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, insomma lo sapete sempre, lo sapete. Mi raccomando, e poi andatevi anche a trovare su TikTok, perché ci stanno certi video, raga, che non ve voglio proprio di. Quindi ricordo anche che la settimana prossima io ci sarò a Lucca Comics, ragazzi, quindi mi raccomando, sarò in veste di cosplayer e youtuber a fare qualche intervista un po' più particolare rispetto a quelle del Romix. Le farò un po' più diverse, però ragazzi, intervisterò voi cosplayer se mi state guardando. Quindi ragazzi, mi raccomando, ci vediamo a Lucca Comics la settimana prossima. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, raga, iscrivetevi al canale, sì, dai, andiamo però, andiamo su, dai.